Un po' a tutti è capitato di trovarsi su un treno alla stazione e fermo con un altro treno vicino e uno dei due treni si muove e non si capisce se a muoversi è il treno dove stiamo seduti noi o è il treno a fianco. Noi vediamo soltanto il movimento relativo di un treno rispetto all'altro, anzi noi ci vediamo fermi e vediamo l'altro treno muoversi rispetto a noi, però per capire chi veramente si muove rispetto alla stazione, dobbiamo aspettare che tutto il treno a fianco sia sfilato completamente in modo tale da poter vedere oltre il treno, vedere i palazzi, gli alberi, il paesaggio e capire chi è che si muoveva, se ci muovevamo noi o l'altro treno. Di nuovo è sempre il discorso del movimento relativo, quindi non ha senso dire chi sta fermo e chi si muove, o meglio, ha senso dire chi sta fermo e chi si muove rispetto alla stazione, cioè rispetto al paesaggio, rispetto alle case, ai palazzi e così via. Ma non ha senso dire chi sta fermo e chi si muove in senso assoluto. Ha senso solo dire che ciascun treno si muove rispetto all'altro.